Salve a tutti amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Da molti anni sono sul web attraverso i miei canali di YouTube, Emiliano Babilonia e Angeli Custodi MK Oltre Italia. In più ho due radio web, Emiliano Babilonia su Spreaker e Emiliano Babilonia su Mixcloud. In più ho due blog, ricercatori di fenomeni inspiegabili nel mondo, Blogspot, e vittime del controllo neurale satellitare Blogspot. Questi miei canali, sia radio web, canali YouTube e blog, vengono seguiti da molte persone in tutte le parti del mondo. Ho creato questi canali solo per uno scopo, per divulgare queste sperimentazioni clandestine che vengono effettuate su persone inermi, su cavie umane, su persone delle forze dell'ordine, su bambini innocenti, sia attraverso le modificazioni genetiche del cibo, sia attraverso la modifica dell'aria attraverso le scie chimiche, oppure la modifica dell'acqua, e sia attraverso un sistema di radiocontrollo a frequenze che opera attraverso la manipolazione delle frequenze fisiologiche primarie del nostro corpo. Circa 10 giorni fa ho contattato il generale Antonio Pappalardo e gli ho spiegato che stavamo facendo un evento all'interno della sala conferenza della Fiera Esoterica 2017. Il generale mi ha subito detto che avrebbe trovato uno spazio di tempo per venire da noi, anche solo per conoscerci. L'altro giorno mi è arrivata la telefonata del generale e mi ha detto: dove sta la sala conferenza? Stiamo venendo da lei. Ho l'onore di farvi ascoltare l'intervista in esclusiva che ha fatto con me il generale Antonio Pappalardo. Signor generale, gli volevo fare alcune domande un po', diciamo, particolari. Che cosa ne pensa di queste tecnologie che in realtà dovrebbero essere utilizzate per fare indagini, invece vengono utilizzate per spiare le persone, per spiare anche le forze dell'ordine che fanno il proprio lavoro onestamente, le proprie indagini onestamente? Quando c'è un vertice che non ha morale, che cura solamente interessi propri, che pensa solamente al profitto, tutto viene utilizzato in quella direzione. Quando il popolo ha perso il senso della fede e della morale, a quel punto arrivano questi sciagurati che usano le tecnologie che sono valide. Signori, le tecnologie sono valide, siamo noi che le usiamo impropriamente o in maniera tale da ricavarci comunque dei profitti. Ecco, se noi cambiamo tutte queste situazioni capovolgendo con questo nostro progetto che proviene dal di dentro, e allora lei vedrà che quello che lei mi sta dicendo non accadrebbe mai più. Quindi lei pensa che le scie chimiche, le armi ad energie dirette, le ARP, il MOUS potrebbero causare tutte queste catastrofi che stanno causando? Io penso che ci siano dei fenomeni strani o degli esperimenti strani che stanno facendo sulla nostra pelle, per motivi che ci sfuggono. Però io dico una cosa molto importante, questi esperimenti li fanno perché c'è un popolo acquiescente e non è tollerabile che questo venga tollerato da esseri umani che devono essere padroni della loro esistenza e della loro dignità. Noi miriamo a questo obiettivo di fare degli uomini e donne che possiate prendere il destino con le vostre mani. Ci sono degli esperimenti, credetemi, molto dannosi. Pensate che un medico mio personale mi ha messo una pietra, ce l'ho qui in tasca, la voglio prendere. Mi ha detto portala sempre. È una pietra particolare che neutralizza alcuni effetti elettromagnetici da parte di certi satelliti che vengono indirizzati verso certe persone per annientarle.
Io l'ho preso, mi sono messo a sorridere, ma poi ho detto dentro me stesso, ma perché sorrido? E se fosse vero? Intanto me l'ho messo in tasca, non si sa mai. Neutralizziamo questi effetti dannosi sulle persone. Non è possibile, cari amici, che si stanno verificando e stanno venendo fuori malattie che nemmeno si conoscono e che nemmeno si riescono a studiare, con la complicità, ed è questo che io voglio aprire, che voi dovete in qualche modo valutare per fare le debite riflessioni, con la complicità delle case farmaceutiche, che non sono debitamente controllate. Questi stanno abusando della nostra vita, propinandoci di tutto, medicinale che potrebbero anche non essere dati, perché debbono assolutamente guadagnare su tutto. Noi faremo un'attenta valutazione. Pensate che un generale dei carabinieri, il comandante del Rosso, mi ha detto: la più grande indagine che noi faremo è proprio sulle case farmaceutiche. È là che scopriremo il più grande imbroglio contro la salute degli uomini. Ma questo lo può fare solamente una classe dirigente politica avveduta, colta, preparata, esperta. A me dispiace che non sia qui con me il professore Salvatore Rainò, ma avrebbe meglio di me parlato dei danni che stanno facendo alla vostra salute. Avrebbe detto: state attenti a quello che stanno facendo in vostro danno. Voi per esempio vi bevete l'acqua contenuta in queste bottiglie, non sapete che vi state ammazzando ogni giorno? Ma è meglio bersi l'acqua del rubinetto che corre, almeno quello corre, quella sta in una bottiglia di plastica per tanto tempo, per 2 anni, e si producono veleni, anche perché vengono conservate male, al sole, e lì nella bottiglia c'è scritto non esporre l'acqua al sole, e le bottiglie sono esposte al sole per mesi. E poi dicono: una persona su 5 in Italia si ammala di cancro allo stomaco, e ci credo, se tu bevi e mangi quella roba. Ecco, un importante protocollo del nostro progetto è che noi curiamo la sana alimentazione. Ogni cosa che il cittadino si mangia, si mette in bocca, è cosa che deve essere buona e giusta per la sua salute. Lo sapete voi? Il grano che voi mangiate, il pane che voi mangiate, è in gran parte velenoso, lo sapete o non lo sapete? Io mi mangio il pane di quello, mi mangio il pane di quello, e non sapete come viene prodotto il pane. Lo sapete quella la storia del grano? Me l'hanno raccontati i contadini, che sono più saggi di noi. 9.000 anni fa, nelle pianure mesopotamiche, l'uomo ha scoperto il cereale, il grano. Spighe con 4-5 chicchi, che quando lo mettevano in bocca, se lo mangiavano, siccome si trasformava subito in zucchero, gli dava energia. E allora l'ha cominciato a coltivare e a selezionare. L'uomo ha cominciato a selezionare il grano, in modo che una spiga con 4-5 chicche è diventata una spiga completa. E ma il grano aveva il glutine, che era velenosissimo. E il glutine ha selezionato pure noi. Morivano tanti uomini. Ma noi non ce ne accorgevamo, ma con il tempo l'uomo si è abituato a quel grano, e quindi noi abbiamo selezionato il grano ha selezionato noi. Fino al 1945 tutto è andato liscio, poi finisce la Seconda Guerra Mondiale e gli americani si accorgono che avevano tonnellate e tonnellate di nitrato di potassio che non serviva più per fare le bombe. Ma è una sostanza molto costosa, che facciamo? La buttiamo, no? Siccome è un potente concime, lo buttiamo nei campi del Texas e il grano cresce perché è un potente concime, però invece di crescere 1 metro cresce 3 metri e le spighe non venivano bene. Allora bisogna nanizzare il grano, quei chicchi lo hanno bombardato con radiazione al cobalto, il grano si è nanizzato, ma hanno ammazzato quella proteina che ci ha salvato alle budella per 10.000 anni. E adesso i cialtroni ci fanno mangiare quel grano che non ha più quella proteina, non solo, ma impongono al Parlamento europeo: se tu dai quel grano ti diamo il finanziamento, caro contadino, se no non te lo diamo. E lo sapete cosa fanno i contadini? Seminano quel grano che vendono loro, però quando mangiano loro mangiano i grani originali, la farina originale, contadina. A noi ci fanno mangiare il grano di adesso,
con tutte le malattie che stanno venendo fuori, celiachie, intolleranza alimentare, mal di pancia, ma ho mangiato un pezzo di pane e mi è venuto il mal di pancia, è mai possibile? Sì signori, perché ci stanno avvelenando, e la stessa Bayer che fa questa produzione di questo grano ti dà poi il medicinale per le tue malattie che hai contratto. Sono dei farabutti che vanno additati. Io signori ve lo dico col cuore in mano, io sono un uomo umile che viene, sono diventato generale ma sono venuto dai quartieri più poveri di Palermo. Io quando devo combattere qualcuno combatto un potente, non combatto il poveraccio che viene a casa mia perché muore di fame. Io vado a combattere le multinazionali che stanno consentendo queste migrazioni, che stanno consentendo questo schifo, ma nessuno ne parla. Il signor Salvini che parla male dei migranti, perché non parla male delle multinazionali? Perché non parla male delle multinazionali? Per Diana, no, quelli lo pagano, quelli gli danno i soldi. E delle multinazionali non si può parlare male. Questo è il nostro dramma, il dramma del nostro paese, che non riesce a guardare in faccia la realtà. Io farei parlare il generale altre tre ore, però purtroppo non abbiamo l'opportunità, ma io lo rinviterei a molti altri nostri convegni e altri nostri eventi. Ma vi voglio far sentire una mia opera che è più bella. Un saluto al generale Pappalardo, un applauso, e ringraziamo il gruppo Esoterica che ha permesso di fare tutto questo. Grazie, grazie a tutti.